Roma last won the Scudetto 20 years ago, and among the players responsible for that triumph is Vincent Candela. His magical tricks on the left flank ensured that no Giallorossi fan who saw him perform would ever forget him. Candela looking to get to the byline, checks back inside the box, has a look up, drives the ball into the roof of the net! Una grande squadra, un grande pubblico perché sempre 60, 70, 80 mila persone, quindi un bel ricordo. Totti, Battistuta, Cafu. Al di là di una grande squadra, il grande campione, un bel gruppo. That Roma side had a galaxy of stars on the pitch and a tactical mastermind on the bench. Fabio Capello's strong personality and record of achievements bears much similarity with the current Giallorossi coach. Capello è un vincente e quando è arrivato sicuramente ha motivato al di là della squadra anche la piazza e tutto il contorno, perché a Roma è sempre particolare, sempre speciale, però non è così semplice. Mourinho, a parte che uno è il più grande allenatore secondo me, sta lavorando sul mentale, su quelle che lui secondo me riesce meglio. I giocatori stanno andando a 300%. Tammy Abraham! There it is! The 91st minute, El Shaarawy wins the game, sends Mourinho in this 1,000th match of his, running down the touchline to the Cordoba. L'effetto Mourinho non soltanto sulla squadra, anche sulla città, sulle media, è importante. Ha sempre vinto, dove è andata ha sempre vinto, quindi ho molta fiducia. Candela arrived from Gangon in 1997 and literally fell in love with Rome. He still lives in the city. But at the end of his career, he played against the Giallorossi during short spells with other Serie A clubs. L'atmosfera di Roma sono tutti i giorni. Stanno lì dal lunedì alla domenica a parlare di quella, venire all'allenamento, alle radio, alle televisioni private. Una città molto particolare, sì. Udinese coming forward, Candela. Another beautiful chip by Candela. Udine non conoscevo, è una città molto piacevole. Mi sono trovato bene, andavo in giro in bicicletta, c'era poco persone che venivano all'allenamento, era una dimensione un po' più tranquilla. È stato bello ritornare a Roma. Non volevo neanche vincere, ma neanche perdere. Stavo lì, era un giorno di festa per me, perché era la prima partita dopo 10 anni che giocavo con la Roma. Quindi è stata una bella emozione ritrovare il pubblico, c'era il striscione, conoscevo tutti, quindi andavano tranquillo sulla mia fascia, io andavo tranquillo, sì, è stato bello. On Thursday, Roma host Udinese again. Sadly, the only man who's been compared to Candela in recent years will be missing, Euro 2020 winner Leonardo Spinazzola. Ha dato tanto all'Europeo, ma anche alla Roma l'anno scorso. È un giocatore molto tecnico, ma anche molto veloce, esplosivo. Speriamo che torni presto per la Roma, ma anche per il calcio italiano, perché è stata veramente fantastica all'Europeo. In his absence, Nahuel Molina and Jens Striga Larsson on one side and Rick Karsdorp and Riccardo Calafiori on the other will no doubt provide fascinating battles on the flanks. Le fasce oggi sono molto importanti, non dico che sono quelle che fanno la differenza, però aiuto molto come procede la partita. Sarà un bello scontro. Penso che oggi la Roma è molto avvantaggiata, stanno sul pezzo, hanno ancora più stime e fiducia in loro, quindi penso che per l'Udinese sarà molto difficile.